per sbaglio, per sbaglio al Jalapa Show. No, ma perché prego, per sbaglio? Accomodati. Anche lei ha scritto un libro. Allora, sì, tutti, anche lei il libro. Tutti. Ne parliamo dopo, ne parliamo dopo. Allora, cari amici, siamo qui al caffè letterario, anzi caffè corretto grappa letterario, ma sai che anche a me da ragazzo mi chiamavano Michelin. A me è successo anche Minchielin. Minchielin, ma anche fuori. Hanno giocato molto. Siamo... A lui anche adesso lo chiamano in quel modo, non lo ripeterò perché... Beh, direi che abbiamo iniziato alla grande questa intervista. Allora, Francesca, tu a Sanremo 2022, giusto? Sì. Che non mi ricordo quell'anno dove hanno fatto Sanremo, ma sia dove... a Castrocaro o a Verona, all'Arena di Verona. Scusi, ma se Sanremo? L'avranno fatto a Sanremo. Sono arrivati i professorini, capite? Che loro sanno sempre tutto. Comunque, lei a Sanremo 2022 ha debuttato come direttrice d'orchestra. È vero? Puoi fare così un con disastro, la testa? No? Sempre... No, molti, anzi a molti, per la sua brutta, ha ricordato il maestro Beppe Vessicchio. Scusa, ma non potevi almeno tagliarti la barba? Purtroppo non raggiungerò mai livello di hipster della maestra. Sì, per fortuna, il maestro è un barbiere molto bravo. Esatto. Che salutiamo, certo. Deve anche darmi dei soldi, vabbè, questa ma è chi? Una cosa nostra, ma non è vero, ci penserà l'avvocato, vabbè, comunque allora calma. Non fossiliggiamo, non fossili. Siccome è caffè corretto grappa letterario, un po' di grande vantaggio. Deve sbagliare apposta. Certo, esatto. Certo. Allora, ultima domanda. Parliamo anche di calcio. Di calcio. Ma come di calcio? Perché? Tu sei una juventina sfegatata. Quando è iniziata questa tua passione per gli arbitri? Scherzo. Dal 2005-2006, insomma, l'anno proprio quegli anni. Scherzo, perché anch'io sono juventino, se no mi vengo sotto casa. Anzi, per dimostrare, Zoff, Gentile, Cucureddu, Furino, Borinicinea, Damiani, Causi, Anastasi, Capello, Bettega. Sì, per dimostrare, e ridateci lo scudetto 2005-2006. Bene, si vede che allora, io a casa con lo scudetto. Ultima domanda, sempre l'ultima domanda. Sì. Allora, già... Per metterla a suo agio, e no? Che mi mischia i fogli quando l'ho ancora capito. Bene. Allora, sempre a proposito di libri, tu hai un nome, ti chiami Michelin, che somiglia molto a Michelin, capito? Sì, un po', sì. Ti è mai venuto in mente di scrivere che sono una guida su dove si canta bene e si paga poco? Ma in realtà la guida Michelin esiste già, perché è quella che do ai promoter per decidere dove fare le date del tour. Hai capito? In base a... Cioè, lei pensa di inventare delle cose, sono già tutte già che ci sono, esistono già. Inventate, bene. Allora, adesso entriamo... Ultima domanda, giusto? Ultima domanda, sì. Entriamo un po' nel personale. Tu hai dichiarato più volte che il tuo uomo ideale, attenzione, ragazzi, tenete forte. Molti vengono esclusi subito. È Alberto Angela. Veramente? Non sapevo, me l'ero persa. Tra l'altro anche il mio, vabbè, pazienza. Ma cosa? Anche il suo? No, beh, come uomo mi piace. Non c'è rivalità, quindi. Non c'è rivalità. Ti do un'idea, così te la butto lì, per farlo ingelosire. Perché non fai un po' la gatta morta con Roberto Giacobbo? Bella idea, bellissima idea. Che siccome il dissing tra Giacobbo e Angela, il dissing, la faida, di testa quando la fai, lo scusi, un boomer tra Take That e Backstreet Boys, bello per i millennials. Sì. Quindi, visto che abbiamo capito che il tuo tipo di uomo è Alberto Angela, ha un primo appuntamento, per esempio, un ragazzo per conquistarti. Dove deve portarti? In un sepolcro etrusco? In un sepolcro etrusco? In una catacomba? In una catacomba deve portarti? Allora, in realtà avevo scritto proprio Alberto Angela, mi ero in realtà autoinvitata per partecipare a uno scavo in Africa. Ma veramente? Ma credo mi abbia bloccata su WhatsApp perché non avevo più visualizzato l'icona. Ma no! Lui fa così. Ma avvisiamolo! Alberto, perché hai bloccato? Perché hai bannato la Michelin? Ma non si fa così, ma scusa. Michelin, non si fa così. Bene. Allora, ho letto da un'altra parte. Ultima domanda, dica. Ultima domanda. Ho letto che tu disegni i tuoi vestiti da sola. Ma capito? Brava. Una curiosità. Ma un ragazzo, quando ti viene a prendere, quanto lo fai aspettare? Perché? No, hai visto che quelle che i vestiti ce l'hanno già negli armadi, li fanno aspettare per ora. Sì. Lei addirittura deve ancora disegnarli ogni volta. Lei è un cretino, poi.
quello che indosso questa sera è ispirato al tuo, sai? Al mio. Una delle primissime puntate visto da Ken la scorsa settimana. Era un omaggio. Sto già facendo tendenza, mamma mia. Allora, ultima domanda. Ultima domanda. So che tu suoni ben 5 strumenti. Vogliamo dirli? Inutilmente, peraltro. Allora suono tanti strumenti male, ma li suono. Perché è un po' la mia filosofia di vita. Fare tante cose, ma male. Anche disegnare gli abiti. Una bene. Piuttosto che fare una benissimo, meglio tante malissimo. Esatto, essere versatili. Anche la mia, bene. Comunque, pianoforte, basso, chitarra, timpano, e anche l'armonium indiano. L'armonium indiano? Veramente? Che è lo stesso con cui disegna i vestiti, direi, a giudicare dal vestito che indossa oggi. Vabbè, comunque. Un po' vediamo. Esatto. Visto che suoni tutti questi strumenti, ci puoi dire dove abiti così non compriamo una casa vicino alla tua? Abbassano del grappolo, di Vicenza. Tutta la zona. Bene, allora Francesca, ti do questa cosa. Della tua, tu sei una bravissima cantante, una grande artista, grande presentatrice, sì, fatto, però domanda. Della tua vita personale, della tua vita privata non si sa niente, non hai mai trapelato niente. Visto come siamo stati bravi. Ma cosa sta dicendo? Francesca Michelin, per sbaglio, al Jalapacho. Grande. Ti presento la nostra presentatrice Ivana dalla Repubblica Ceca, da non confondere con Ivana Spagna. Ma come si fa a confonderle? Scusi, bene, the show must, quella cosa lì. Vai. Sì, esatto. Bravo. Belli tutti in fila come soldatini, belli, dai. Io volevo invece dire i tuoi prossimi appuntamenti, che saranno a breve, il 25 ottobre, sempre qui su TV8, Lyon Visit, giusto? X Factor. Sì. Pensavo ai suoi appuntamenti. Nella vita privata ero tutto attento, invece no. E poi giorno dopo, 26 ottobre, che è un giovedì, su Sky 1 in live. Certo. Prima puntata di X Factor. Certo. Bravo, bene. Ciao la passione.